Solo in una logica sinergica è possibile contrastare concretamente il dilagante fenomeno della violenza di genere, un impegno forte assunto con la firma di un protocollo stipulato da ben 65 enti istituzionali, ognuno chiamato a fare la propria parte. Una vera e propria rete che per la prima volta individua una governance regionale nelle azioni di contrasto al fenomeno. Un sistema articolato di intervento sul territorio che attribuisce agli ambiti sociali la responsabilità della gestione territoriale. L'obiettivo è quello di fare in modo che l'approccio verso questo fenomeno, fenomeno ancora molto diffuso, che è quello della violenza contro le donne, sia un approccio interistituzionale, che non anche multidisciplinare, che non riguardi solamente l'aspetto sanitario, ma vada anche sul fronte della tutela legale, ma anche della formazione adeguata, ad esempio del personale che poi prende in carica una donna che ha subito questo tipo di violenze. La giunta regionale, la giunta Ceriscioli, in 3 anni ha più che decuplicato le risorse, passando da 100.000 euro di risorse stanziate nel 2015 a oltre 1.300.000 euro. Parte di queste risorse sono anche risorse che derivano da fondi ministeriali, ma questo ci ha consentito di fare una programmazione triennale ed è una cosa che non era mai avvenuta prima nella nostra regione. Ma oggi abbiamo anche condiviso un importante risultato, e cioè quello di aver introdotto una settimana fa, e siamo tra le prime regioni d'Italia, l'esenzione ticket per le donne che subiscono violenza, un codice rosa che garantisce non solo l'annominato ma la presa in carico immediato da parte proprio di un'equipe non solo di medici ma proprio un'equipe multidisciplinare. L'intesa, che rafforza le attività della rete antiviolenza delle Marche, è stata firmata in concomitanza con la seduta dell'Assemblea legislativa dedicata all'esame del rapporto annuale sul fenomeno della violenza di genere nella regione Marche. La grossa conquista è quella di aver riunito una grandissima rete istituzionale che va sicuramente a rafforzare anche le tante reti antiviolenza che si sono create nei vari ambiti. Alcuni sono stati in questo senso proprio pionieri in questo settore, quindi questo collegamento fra tutte le istituzioni legate tra l'altro a forti impegni delle parti dà sicuramente un impulso ancora più forte a tutti gli ambiti sociali, agli enti locali che sono già impegnati con le loro reti, rafforzando ancora di più quindi quelli che sono soprattutto interventi concreti. Un fenomeno drammatico che si ripercuote su ogni componente della famiglia, a partire dai più fragili. Le violenze di genere creano gravissimi danni ai figli e chiaramente ancora di più ai figli quando sono minori, perché la violenza assistita è sicura fonte di gravi forme di disagio. Una realtà che ha visto nel 2016 417 donne rivolgersi ai 5 centri antiviolenza marchigiani. Si stima che siano solo il 10% delle vittime, quelle che hanno avuto il coraggio di segnalare la propria situazione per chiedere aiuto. Un'importante occasione per ribadire sia l'impegno che le istituzioni hanno iniziato a mettere e hanno la volontà di continuare a mettere nel contrasto alla violenza contro le donne. Sicuramente come centri antiviolenza nell'arco del tempo abbiamo visto anche migliorata la nostra condizione, in quanto nel territorio marchigiano i centri antiviolenza sono gestiti da associazioni del privato sociale, ma la titolarità del servizio rimane sempre adesso degli ambiti sociali territoriali. Prima erano della provincia. Sicuramente però come professioniste che aiutano le donne tutti i giorni vediamo crescere anche la nostra importanza e la considerazione che le istituzioni ci riservano.